per dire i bambini non si toccano, ma per dire anche il modo in cui operano per togliere questi bambini, che è assurdo. E noi siamo qui a Pietra Ligure per, prima di tutto, per questa sospetta sottrazione illecita, perché non siamo oggi giudici, non possiamo dirli, ma possiamo dire che comunque in mano modo hanno sottratto un bambino di cui ho preso a cuore, di cui voglio portare luce in questa storia, perché non può una mamma essere chiusa in una stanza di 4 metri quadrati con inganno e dirgli suo figlio non torna da lei. È una cosa grave e atroce. Quindi il mio appello è che il giudice del Tribunale dei Minori e anche gli assistenti sociali chiamati in causa possano prendere in mano questo fascicolo, controllarlo attentamente e controllando anche le perizie, perché dalle perizie sono uscite tutte positive per la mamma e quindi mi sembra veramente assurdo che una mamma che oggi lavora come operatrice ad un centro anziani debba privarsi dei bambini. Come fa a non essere attendibile dove ha una grossa responsabilità dentro questa struttura? E invece, per quanto riguarda il fatto che la signora si debba privare anche del minore per danno in affidamento ad un papà che ha maltrattato la mamma del bambino, che ha maltrattato il bambino durante anche la gravidanza, mi sembra assurdo, ci sono delle pendenze aperte e credo che il giudice debba obbligatoriamente prendere informazioni dalla procura per dare luce a questa vicenda. Poi andiamo un po' in conclusione di questa intervista, voglio dire al sindaco che nessuno lo ha paragonato a Bibbiano, questo è un altro episodio, per me Bibbiano è una parentesi, un procedimento che va da sé. Mi complimento per lui, per la bellissima città di Pietra Ligure, spero di ritornarci anche semplicemente in ferie. Me lo aspettavo in piazza, non c'è stato, comunque gli mando i miei saluti e gli chiedo a lui, come primo cittadino, di tutelare le mamme di Pietra Ligure e di vedere attentamente l'operato degli assistenti sociali, ma non perché magari lo vanno per un guadagno o perché deve essere Bibbiano, no, perché magari c'è una svista o perché magari prendono in una maniera errata la decisione finale. Io invito quindi a leggere attentamente tutte le relazioni perché sono positive e perché la mamma è un'incensurata, una mamma che oggi lavora all'interno di una struttura che è una responsabile e non può un bambino che ha bisogno dell'affetto della mamma stare in mano ad un papà che oggi siamo sicuri ha dei fermi di polizia. Detto questo, concludiamo come il nostro slogan del Movimento Più Italia, giù le mani dei bambini perché i bambini non si toccano.